Buon samurai a tutti. Oggi abbiamo con noi il presidente della FIC Federazione Karate, Riccardo Mosto. La FIC non è solamente un nome di una federazione, è una storia. La prima FIC la possiamo collegare con gli anni 60, ad esempio, no? Patronata da quel famoso Augusto Ceracchini, avvocato, che aveva catturato l'idea delle arti marziali tutte assieme. Poi c'è stato un vuoto di potere e questo vuoto è stato colmato da Daniele Lazzarini nel 2008, dove è nata la FIC. Io ero, diciamo, uno dei fondatori, sono uno dei fondatori, anche se magari non si vede, ma ci sono anch'io. Cosa abbiamo fatto con la FIC? Abbiamo fatto un sacco di cose, al di là del discorso del karate. Cito qualche esempio. Abbiamo organizzato con Lazzarini, Samurai, FIC e eccetera, eccetera, i mondiali della WACO a Lignano Sabbiadoro, con la presenza di Don Wilson, di Dragon, il grande kickboxer americano, i mondiali della Jiu Jitsu a Mestre, ad esempio. Abbiamo avuto ospiti come Maestro Funakoshi, nipote di quel Jeikin Funakoshi, che noi consideriamo il pioniere del karate Shotokan. Faccio qualche piccolo inciso per darvi un'idea che la FIC non è una cosa, la federazione che è nata ieri, no? La federazione è una federazione che ha una sua struttura portante. Ha un suo peso nell'ambito del mondo del karate italiano. Magari qualche volta posso essere così contrariato nel settore FIC per certe valutazioni sulle discipline associate, vedi il jiu-jitsu, ma sono considerazioni personali che mi lasciano un po' così, perché conoscendo le persone uno non può non dimenticare il passato per presentarsi al futuro. Prima di lasciare la parola al Presidente, vorrei sottolineare una cosa importante. L'idea di Samurai Channel, che è partita un pochino in sordina quest'anno per via del famoso virus che ci ha massacrato tutti, a partire dal 1° di settembre avrà una diretta su un canale nazionale, il 231 Well TV, e quindi prenderà un suo spazio determinato a livello globale. In questi primi 100 giorni di lavoro del canale Samurai Channel abbiamo fatto oltre 16.000 contatti. Quindi teniamo conto che i numeri danno un'idea molto semplice ma anche determinata che il samurai è conosciuto. I suoi 44 anni li porta ancora bene del passato storico. Passiamo subito alla prima domanda, caro Presidente Riccardo, cuor di leone, perché fare il Presidente è più avere il cuor di leone sicuramente, specialmente dopo la tua elezione che giusto, la gente, i colleghi accettano il ballottaggio elettorale, poi quando perdono se ne vanno. Ma a parte questo dettaglio, la parola Questo è un è un dettaglio. dettaglio, è un passaggio di questa nostra Esattamente, ma storia, è un dettaglio che dimostra un po' la difficoltà di comprendere a volte nella sostanza il concetto della democrazia. Diciamo il migliore. È facile parlarne, ma è difficile Sì, la farla. democrazia, come dicevano i greci, la democrazia è nata in Grecia, però l'indomani era già morta, quindi figurarsi da noi. Bene, la prima domanda, Sì, che è esattamente. abbastanza una domanda di carattere, se non politico, perlomeno si avvicina. Caro Presidente, come vedi la situazione arti marziali, karate in particolare, dopo il coronavirus? Innanzitutto, buongiorno direttore,
caro Spartaco, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io desidero ringraziare te, la rivista Samurai, tutta la direzione della rivista Samurai per questo invito, questo momento di incontro e di confronto. La domanda che mi poni è una domanda interessante, nel senso che è una domanda che ci stiamo ponendo in molti in questo periodo, nell'ambito delle arti marziali, specificatamente nel karate, ma ce lo si sta ponendo in tutto il mondo sportivo. La situazione che stiamo vivendo in questo presente e nel prossimo immediato futuro è una situazione che non dà una certa serenità, non c'è una tranquillità perché c'è un'ombra che si allunga sempre più. Su un tema estremamente delicato, quello dell'utilizzo delle palestre. In queste ultime 2 settimane, sono molti gli appelli dallo stesso presidente Malagò del CONI a molti presidenti di federazioni del CONI, ricordo basket, volley, taekwondo, ginnastica, stanno facendo appelli affinché il governo non trascuri un aspetto che è sicuramente noto al ministro dello sport, per chi ha seguito spadafora in queste settimane, nei suoi diversi interventi, ha sollevato più volte il tema delle palestre scolastiche. Però, come altri aspetti che stanno caratterizzando questo periodo, non c'è chiarezza, non c'è chiarezza assolutamente. Ci sono parole, ma non indicazioni chiare su quello che dovrà succedere. Quindi questo non lascia assolutamente tutto il comparto sportivo, tutto il mondo sportivo non ci la non lascia tranquillo. Tranquillo tutto il mondo sportivo, perché il problema della scuola, la ripresa dell'anno scolastico il prossimo settembre, non è, anche se stanno uscendo in questi giorni delle linee guida, non è chiaro su quali elementi concreti andrà a svilupparsi, e quindi sempre più si ha la preoccupazione che il distanziamento fisico che dovrebbero avere gli alunni in spazi che, come sappiamo, negli ambiti scolastici sono già estremamente limitati, possa essere questo distanziamento compensato andando ad occupare le palestre. Scusa Presidente se ti interrompo a tal senso. Il nostro è un paese tutto strano, non c'è un discorso palestre, prima delle palestre c'è un discorso del famoso coronavirus che nessuno sapeva che c'era, nessuno sapeva come combatterlo, ma tutti sanno adesso, i santoni, che presto ritornerà in grande forza. Questo è un paese che da The Mission Impossible, non so se può esistere un film del genere, di missioni impossibili, perché bisognerebbe essere così coerenti di quando uno sbaglia in un'azienda, prende la sua valigetta e va a casa. Invece qui non solo non si va a casa, ma addirittura si premiano i vari personaggi che hanno fallito in altre direzioni. Questo
Quindi è chiaro che lo sport non se n'è parlato a Roma durante gli stati generali, assolutamente. Assolutamente non Cioè, si è parlato di perché sport. lo sport è considerato, c'è anche lo sport. Una volta c'era anche la parola, c'è anche il turismo, poi il turismo ha avuto il grande boom e allora si incomincia a parlare di turismo. Si comincia a parlare di turismo e questo è il problema grosso, perché un Il ministro... problema è proprio questa improvvisazione, questa superficialità. I problemi nascono, no, non li si prevengono, ma li si affrontano quando ci sono, che ormai è troppo tardi. Magari si affrontassero quando ci sono, perché anche affrontare ci vuole grinta mordente, Sì, è trovare vero. delle serie, prendere delle serie decisioni, non dire, ma comunicati importanti, il governo ha trovato altri 95 milioni per la ristrutturazione dello sport. Ma Ma i limiti, la preoccupazione che io citavo prima, perché bisogna essere concreti, non retoricamente ottimisti, perché dirci che andrà tutto bene è un qualcosa di retorico. Gli elementi che sono in campo sono quelli che tu stesso hai citato, caro Spartaco, cioè. Non dimentichiamo che questo è il governo in cui, come tu hai detto, per onor di cronaca, a fine gennaio, inizio febbraio, diceva che era tutto sotto controllo. Ma improvvisamente noi ci troviamo il 21 di febbraio che la situazione non è sotto controllo, due improvvise zone rosse in Lombardia e in Veneto, situazione subito di massima crisi, che però poi per arrivare a delle decisioni più forti, più concrete, ci sono voluti altri 15 giorni, quasi 20, per arrivare ad una presa di decisione che probabilmente avrebbe fatto una grande differenza sul territorio della Lombardia. Quindi, tornando al tema dello sport, al tema della scuola, giustamente tu citavi i 95 milioni, ma 95 milioni, ma la scuola inizia a settembre, cioè la scuola inizia fra 2 mesi, poco più di 2 mesi ad oggi. E quindi cosa si fa? Ristrutturazioni di cosa? Sappiamo che per la macchina burocratica italiana non è che sono pensabili, interventi, di No, attenzione, attenzione, ristrutturazione. questi 95 milioni non sono per la ristrutturazione degli istituti scolastici, sono No, degli impianti no, sportivi, più che questi altro sono riferiti agli sono impianti sportivi, sì. per diciamo, rimettere in ballottaggio quello che saranno gli obblighi del Ministero, forse tornerà il CONI SPA al posto di Sport e Salute, forse sarà l'ufficio del governo del Ministero dello Sport, insomma praticamente non si capisce ancora niente di cosa vogliono fare. E la cosa... È questo il problema. La preoccupazione nasce da tante notizie, molte delle quali hanno una naturale incomprensione perché impossibilità di applicazione. Citavo la questione, sì, non è legata ai 95 milioni che sono destinati a interventi per gli impianti sportivi, ma parliamo di altre nelle previsioni del governo ci sono stanziamenti per le scuole. Sentivo proprio in questi giorni ipotesi, altro denaro per comprare tavoli, quindi per fornire dei banchi corretti agli alunni, ma anche lavori di ristrutturazione per riconsentire gli spazi che non ci sono. È tutto corretto, ma questo è fattibile per
settembre, ed è da qui che nasce, ripeto, la preoccupazione, cioè di fronte a indicazioni, orientamenti che hanno una loro logica presi in modo distaccato dalla realtà, ma se poi vengono calati nella realtà e immaginati nella loro applicazione, nella loro realizzazione, sul contesto effettivo, si vede che non si capisce, si comprende che non ci sono le possibilità. È un po' come la questione del numero degli insegnanti, è insufficiente e quindi si prevedono dei concorsi, ma questi concorsi non saranno fatti adesso, saranno fatti forse a ottobre, novembre, diceva il ministro o la ministra Azzolina, ma la scuola inizia a settembre. Siamo un po' al paradosso che la scuola inizia in tutta Italia il 14 di settembre, come se fosse un anno normale, ma non dimentichiamoci che arriviamo da un anno scolastico 19-20 che non è normale, che ci sono milioni di studenti che di tutte le scuole, di tutti gli ordini e gradi, che da fine febbraio e poi da inizio marzo hanno smesso di andare a scuola, riprenderanno la scuola come in un normale anno scolastico il 14 di settembre, tra l'altro interrompendo la scuola dopo alcuni giorni per la questione delle lezioni. Lo trovo questo, che si parla di scuola, ma ha una ricaduta anche sulle associazioni, perché ritorniamo al discorso, le associazioni, la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche utilizzano strutture pubbliche, utilizzano palestre scolastiche, quindi già c'è il grande punto di domanda sulla possibilità d'uso delle palestre a settembre. Di fronte a questo siamo certi che se si riprendono le lezioni, la scuola il 14 settembre, dopo alcuni giorni le scuole saranno chiuse. Con questo ha sicuramente delle implicazioni sulla possibilità di utilizzo da parte delle associazioni. Si vedono dopo pochi giorni già di nuovo l'impianto non utilizzabile perché sono chiuse le scuole per le elezioni regionali o locali. Quindi la preoccupazione, io ho condiviso questi appelli, nel senso che sono pienamente d'accordo con questi appelli, ma proprio gridi d'allarme li ho ritenuti di diversi esponenti di istituzioni sportive rispetto al tema scuola, cioè scuola e situazione della ripresa dell'anno scolastico 2021 e palestre scolastiche, perché se non si comprende la complessità di questo tema, si rischia di prendere delle decisioni leggere, mi permetto di usarlo tra virgolette questo termine, delle decisioni leggere che potrebbero comportare l'interruzione totale del movimento dilettantistico, sportivo dilettantistico italiano. Non sto parlando di karate, sto parlando proprio del mondo dello sport Certo, Presidente, italiano. e questo è un dato di fatto. Il ritorno sui tatami, e prima abbiamo avuto gli sport di contatto, che anche lì non c'è stata una decisione da parte dei ministri, ma è stata demandata alle regioni. Fate voi, cioè quando fa comodo si demanda alle regioni, così anche per la scuola. Assurdo, cioè questa mancanza di prendere realmente una decisione nel bene o nel male, nella difficoltà delle decisioni. Siamo pienamente tutti consapevoli quanto sia difficile prendere delle decisioni e quanto questo momento è ancora più
complesso perché nessuno di noi ha l'esperienza, la conoscenza di come affrontare una situazione del genere, però non possiamo neanche nasconderci, non possiamo neanche non assumerci la responsabilità di dover prendere delle decisioni. Come tu stai dicendo, questa situazione dello sport chiamato dello sport di contatto, perché allargato ovviamente inteso a tutti gli sport dove vi è un contatto fisico, ha assunto veramente dei tratti quasi paradossali in certi momenti, perché il DPCM dell'11 giugno indica una ripresa all'articolo 1, indica una ripresa degli sport a contatto il 25 di giugno, in intesa con il Ministero della Salute. Però poi non abbiamo assistito veramente a una situazione Di tira e molla. che ha del paradossale, perché il ministro dello sport dice io sono d'accordo, ma il comitato tecnico-scientifico dice di no. Allora adesso aspettiamo la decisione del ministro della salute. Ma il ministro della salute Espresso. non si è espresso. E allora il ministro dello sport, forse per evidenziare, dimostrare la sua convinzione, la sua posizione a favore del mondo dello sport, ribadisce il suo assenso e dice: scrivo a Conte, al presidente del Consiglio Conte, il quale però non dà una risposta neanche lui. E siamo arrivati a una settimana fa, poco più, in cui una settimana fa, in cui il ministro dello sport fa una sorta di un suo intervento di moda ormai su Facebook, fa un suo appello alle regioni perché procedino autonomamente. Però cioè, tutto questo dimostra una mancanza di un piano generale. Mi permetto di dire che l'Italia intera, non solo il mondo dello sport, l'Italia intera in questo momento ha bisogno di un piano concreto da perseguire, da realizzare passo per passo. È questo l'elemento che trovo fortemente mancante. Adesso le regioni stanno esprimendosi, adesso sono ormai da giorni che diverse regioni si sono espresse. Siamo partiti con la Sicilia, adesso siamo a quota 11, 12, perché Più o meno, sì, ogni qualche giorno esce un'ordinanza regionale. Mi sembra siamo intorno a quota 11-12 regioni. Sappiamo che la Lombardia farà un'ordinanza entro il 10 di luglio per la ripresa dello sport a contatto. Però è un procedere non strutturato, non organico e non è positivo per tutti quanti noi. Bene, una cosa importante, dal punto di vista del numero dei tuoi iscritti, e quelle società, quante società più o meno hanno la loro struttura basilare negli istituti scolastici? Qua non la maggior parte, una percentuale altissima, rispecchiamo la tendenza,
la tendenza nazionale dello sport italiano, cioè anche il movimento FIC, quindi le associazioni affiliate FIC, la maggior parte, la quasi totalità, siamo comunque intorno a percentuali dell'80%. Svolgono attività su strutture pubbliche, su palestre scolastiche. Quindi il tema che io ne parlavo prima con una forte consapevolezza del nostro movimento, dei nostri numeri, delle nostre condizioni, ma che rispecchia appieno quella che è la realtà italiana. Ecco perché dicevo prima. Condivido totalmente quei gridi d'appello di presidenti di diverse istituzioni che hanno denunciato come il non sottovalutare questo problema potrebbe causare un danno immenso a tutto il movimento dello sport italiano, perché se l'istruzione è un diritto, anche la possibilità di praticare un'attività sportiva rientra nel diritto dei nostri ragazzi e a favore della salute dei nostri cittadini. Bene, penso che abbiamo chiarito, diciamo che ci siamo dilungati un attimino su questo problema, che è un problema effettivamente gigantesco e soprattutto non si intravede come superare queste barriere di non conoscenza. Vediamo la seconda domanda che ci eravamo posti. La confusione del governo è un panaparte, l'abbiamo già varata come domanda. Cosa porterà secondo te? Le federazioni nazionali che hanno spazio per le loro assemblee da ottobre di quest'anno a ottobre del prossimo anno. Quindi vuol dire che il nuovo presidente del CONI sarà eletto nel 2021 a novembre o dicembre del prossimo anno. Quindi un quadriennio che fa cinquina, 5 anni, con tutti i problemi che ci sono. Non so che hai preso fiato, è vero che in un certo senso la cosa non tocca alla tua federazione, perché non è tra le federazioni olimpiche, ma il riflesso è lo stesso, perché gli amatori sono parte integrante. E questo vale anche per gli enti di promozione, a parte che ricordo che un ente di promozione, che Roxanne, aveva detto che la FICCA aveva solo 60 iscritti, una cosa del genere, mi ricordo un particolare. Forse. Ecco, quindi adesso sarei arrivato a qualcuno. 70, è vero? Ecco. Dai, concedi qualcosa, Spartaco, altrimenti diamo troppa No, no, soddisfazione. infatti, Qualcuno ho forse parla più di pancia detto, è certo, c'è di realtà, che ma con non la solo sulla realtà. testa. Quindi diciamo che Esattamente. è importante in questo momento che tutte le forze dello sport, comprese le federazioni private, facciano, non dico un'unione, perché ci abbiamo provato in mille modi, oggi è sì, domani è no, e poi nascono altre federazioni, ma una. Mettersi tutti sullo stesso tipo di linea di partenza, perché è il momento di far sentire la voce grossa, perché altrimenti qui non verrà fuori niente. Perché sono sicuro che i presidi delle scuole non si prenderanno certe responsabilità, anche perché le palestre vanno predisposte, il cambio dell'attività, il cambio dei turni. I problemi sono tantissimi, non sono solo uno. Sono tantissimi e non credo che sarà una cosa facile. Quindi ci vuole, a mio modesto parere, la volontà di fare forza e di iniziare un rapporto delle federazioni con gli enti locali in modo diretto.
con le regioni, perché Sono l'unica strada possibile è dialogare con le regioni, che forse, specialmente l'esempio il Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, eccetera, hanno dei governatori di una certa portata che hanno dimostrato pugno duro e poche parole e tanti fatti. Cosa ne pensi? Sicuramente, io sono concordo appieno con quanto hai detto. In questo momento bisognerebbe non andare proprio perché è un momento così critico, andare oltre i propri specifici interessi e avere una reale compattezza su un interesse collettivo, su un interesse unico, che è il movimento dello sport italiano, quindi indipendentemente da sigle, da discipline, da qualsiasi distinzione, si può essere distinti, si può essere diversi, ma al tempo stesso essere uguali e uniti in quelli che possono essere le questioni comuni, perché qui c'è un aspetto di questione comune fondamentale che va a, come ho detto prima, va ad attaccare, a danneggiare tutto il movimento dello sport italiano, e non si può, di fronte a questo è necessaria assolutamente una compattezza. Io a quelli citavo prima, quegli appelli, quei gridi d'allarme di alcuni esponenti, li condivido appieno. La differenza è, e posso solo unirmi al coro, ma ovviamente in una posizione differente rispetto a questi altri soggetti, per come hai citato tu, caro Spartaco, la condizione di riconoscimento istituzionale che FIC non ha rispetto ad altri soggetti sto parlando di altre discipline sportive o del karate, che conosciamo essere la federazione a cui mi riferisco, la FIGICAM. Ma qui dobbiamo andare oltre questi aspetti più, definiamoli più personali, più specifici, se non vogliamo usare termini personali, e considerare il problema per il suo valore collettivo. E quindi di fronte a questo reagire in termini collettivi, essere uniti e evidenziare quanto questo problema sia grave. Sicuramente una via di maggior dialogo può essere, come tu hai detto, possono essere le regioni, perché hanno dimostrato Conoscenza di campo. una maggiore conoscenza del campo, una maggiore concretezza sul campo. Quindi si sono posti, io penso già, penso ancora a 2 mesi fa, a maggio, quando le regioni, con il primo DPCM, mi riferisco a quello del 17 di maggio, che andava a dare una sorta di ampissima apertura all'attività lavorativa, il documento delle regioni, nato dalla conferenza delle regioni, è stato quello che maggiormente indicava le linee operative per l'apertura, quindi con una maggior con concretezza, che è quello che serve in questo momento. In questo momento servono piani realizzabili, servono piani realizzabili. Parlo per l'intero sistema, servono piani realizzabili. E tu mi chiedevi della riforma dello sport, del riordino dello sport. È stata approvata un anno fa, cioè quasi un anno fa, quindi siamo
siamo quasi al termine di un anno dalla sua approvazione e non ci sono ancora i decreti No, ma attuativi. non solo, ma addirittura sarà messo in ballottaggio tutto quello che è stato creato. Quindi invece di Esattamente, non andare solo non avanti, sono stati fatti i decreti certo. attuativi, ma ha subito anche delle ulteriori, diciamo, modificazioni nei corridoi. Come tu citavi prima, c'è anche un terzo soggetto adesso, cioè oltre al nuovo soggetto Sport Salute SPA, c'è anche un terzo soggetto. Adesso c'è un dipartimento sport Interno. dell'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè, è una Quindi fantasia, è una fantasia incredibile per non realizzare le cose. Cioè, esattamente, è un certo. complicare la possibilità di realizzare le cose. Io personalmente ho considerato la legge, la riforma del riordino dello sport dello scorso anno, l'ho accolta positivamente, cioè come un'opportunità per rivedere l'intero assetto dell'ordinamento sportivo italiano, perché anche questa condizione di realtà che stanno svolgendo un'attività, e mi sto riferendo a FIC, che stanno svolgendo un'attività sociale, promozionale sull'intero territorio nazionale, su praticamente tutte le regioni d'Italia, con centinaia di partecipanti ad attività sportive, didattiche, formative, quindi un movimento che sta facendo promozione dello sport, nello specifico di una disciplina, quella a noi tanto amata, per noi tanto importante, cioè il karate, non ha un interlocutore diretto, non ha una riconoscibilità diretta per un'impostazione che comunque è chiaro, è lampante che ha dei limiti perché ha dei trattamenti di non correttezza, di non rispetto, di non uguaglianza dei praticanti, distinguendoli, facendo delle distinzioni che non sono spesso neanche così rappresentanti di reali situazioni sul territorio. Certo, e veniamo alla terza domanda che è la più importante. Fai un piccolo richiamo sulla FIC. 2008 a oggi, cosa è stato fatto? E soprattutto l'appartenenza a FIC, o anzi la forza della FIC di aver fondato la IQ, che è il rapporto internazionale, e le prossime attività. A parte la cancellazione di certi eventi importanti, quali gli europei di Romania, eccetera, per via del discorso coronavirus che non è finito. Quindi adesso hai tutto lo spazio per parlare della FIC, anche qualche numero, quante società, quanti sono le cinture nere. Non devi pagare le tasse, quindi puoi anche aumentare qualche numero. Quindi, discorso di base, dai una chiara immagine del lavoro FIC e della tua IQ internazionale. Non abbiamo, al di là di questioni fiscali, che Oltre ai non entro 65 nel. iscritti che diceva qualche ente di promozione. Ecco. Ecco, sì, non vorrei poi creare troppa invidia a chi si è
convinto di raccontare, di basarsi su delle false verità. Non abbiamo bisogno come dire, di arricchire, di allargare i numeri perché la realtà ficca è una realtà che si sta passo dopo passo consolidando e strutturando sul territorio nazionale da quel suo punto di partenza che è stata l'Assemblea Costituente il 24 maggio del 2008. Fanti, Tu poco scusa, fa. cos'erano i primi fanti il 24 maggio? Avete scelto un giorno di gloria 24 per quanto riguardava la storia della ficca, eravate tutti con i ghi bianchi e la cintura nera, per il 24 maggio. No, siamo stati più informali nella il la tu mi hai detto brevemente raccontare questo percorso svolto fino ad ora da FIC. È difficile farlo brevemente perché le cose fatte sono state tante, veramente tante. È stato un mattoncino uno dopo l'altro, si sta costruendo quella casa citata proprio alla Costituzione di FIC. FIC, come hai detto tu in apertura di questa nostra di questo si è voluto prendere una sigla esistente, una sigla che è già esistita nel panorama del karate italiano proprio quasi per fare una sorta di ritorno al passato e riscrivere la linea, il percorso del karate italiano. So che detta in questo modo è particolarmente ambizioso come obiettivo che ci si è posti all'origine della Costituzione di FIC. Ma l'obiettivo era proprio questo, cioè era riprendere da un momento in cui poi forse c'è stato un distaccamento da quella volontà di costruire un movimento italiano del karate, riprendere da lì, e quindi ecco la simbologia dell'utilizzo della sigla. E riprendere da quel punto e costruire un movimento del karate italiano che sia casa per tutti i praticanti del karate, indipendentemente dallo stile, dalla maggior orientamento di pratica più sportivo, più tradizionale. In realtà poi queste sono spesso etichette che abbiamo creato per fare ulteriori distinzioni e differenziazioni. Ecco, forse c'è bisogno di fare meno distinzioni, meno differenziazioni, c'è bisogno di essere più coesi su quello che è l'interesse comune. L'interesse comune è praticare karate, quindi costruire un movimento in cui FIC è il nome di questo progetto, è il nome di questa casa che ospita questo movimento che si sta sviluppando da quel 2008, da quella sua prima stagione 2008-2009, si sta sviluppando anno dopo anno, producendo numeri ben diversi da quelle falsità messe giusto per ridimensionare un valore e per darsi maggior credito. Siamo oggi una realtà di oltre 250 società su tutto il territorio nazionale, oltre 15.000 tesserati,
migliaio di tesserati insegnanti tecnici, quindi una grande realtà che si sta esprimendo nel pieno del principio fondante, cioè sviluppare un movimento che rappresenti il karate in tutte le sue forme. La bellezza di quest'arte è la sua ricchezza e noi stiamo cercando di godere appieno di quest'arte mettendo all'interno di FIC tutta la sua ricchezza, tutta la sua diversità, facendola coesistere, dando spazio, rispetto, ovviamente dando delle regole, ma è una cosa normale, come nel contesto sociale, nella vita sociale ci sono delle regole per poter, e la stessa cosa vale in questo movimento, ma dove c'è pari dignità e rispetto per tutti coloro che praticano karate indistintamente dallo stile, dall'orientamento, come dicevo prima, di tipologia di pratica, uno sviluppo a 360 gradi che passa attraverso tanti, tanti progetti, tante progettualità, che a citarle ci vorrebbe più e più tempo, di quello che abbiamo a disposizione. Ma quello che conta non è fare un elenco, secondo me, di attività fatte, che sono tante, tante a livello nazionale, tante a livello territoriale, altrettante anche in campo internazionale, e neanche i numeri ne valgono la pena, snocciolare numeri su numeri, perché, la politica della FIC non è basata sul numero. Non la Il quantità, ma la numero per qualità noi come concetto. è un Certo. risultato, è un risultato. Se ci sono dei numeri, sono risultati di quanto stiamo mettendo in campo e lo stiamo mettendo in campo su tanti fronti, in ambito sportivo, in ambito didattico, in ambito formativo, facendo passi. Io dico sempre: non siamo migliori di nessun'altra realtà del karate italiano, non siamo migliori, non ci vogliamo porre sul piedistallo di fronte a nessuno, siamo solo Posso diversi, farti cioè stiamo una domanda cercando. birichina? L'Augusto Basile, Dipende quanto no, ma è birichina nel birichina senso buono. Augusto è. No, Basile, che è ok. stato un po', diciamo, l'anima della FIC di allora, non ha mai bussato alla porta dicendo: io ho fatto la FIC, io ho il nome FIC depositato, eccetera, eccetera. Ho perso l'inizio Dicevo, della tua Augusto domanda, Basile, scusami. che è stato l'anima di Ceracchini e che avevano creato la FIC, quando la FIC è poi andata, diciamo, c'è stato lo scioglimento, quando FIC e FESICA si sono sciolte per fare posto alla nuova Sì. federazione, non si è mai fatto sentire dicendo: caro Presidente, il nome FIC è di mia proprietà, eccetera, eccetera. Forse magari non l'ha fatto Augusto. All'origine della FIC, all'inizio della FIC, so che era stato sollevato da parte del maestro Basile, era stato sollevato una qualche perplessità in questo senso. Poi in realtà il presidente fondatore Daniele Lazzarini aveva fatto, prima della fondazione della FIC, aveva fatto tutti i Certamente, controlli certo. da persona competente e attenta che era, aveva fatto tutti i controlli del caso. E quindi non poteva e non potrebbe sussistere questo tipo di problematica, perché
no, non c'è, non ci sono. Adesso, oggi, il marchio FIC è depositato, è un marchio registrato, ma all'epoca non si era in questa situazione, quindi non c'è stato un utilizzo improprio, anzi. Bene, bene, bene. Visto che non era così birichina la domanda, diciamo, No, beh, mi sarei meravigliato se Augusto Vasi non si fosse fatto sentire. Questo mi sarei molto meravigliato. Comunque, adesso parliamo di IQ, perché quando parliamo di attività internazionali si ha in mente sempre che le attività internazionali delle federazioni, che non siano a livello World Karate Federation, siano sempre schiacciate dalla politica così dittatoriale della World Karate Federation. Raccontaci un po' della Ma IQ e i passi futuri e le attività future. Quanti ecco, paesi fanno parte? IQ sta alla IQ, International Karate Union, ha l'analoga caratteristica di FIC. FIC su spinta del suo principale fondatore, cioè il dottor Daniele Lazzarini, che è venuto a mancare improvvisamente circa 4 anni fa, nell'estate del 2016, la sua idea progettuale, la sua idea di un movimento del karate italiano, che ha tradotto in FIC e ha trovato sostegno e appoggio di molte altre persone, ha poi avuto un'altra espressione, un'altra manifestazione con IQ. IQ è stata fondata anche da parte tua, dalla tua stessa presenza, Spartaco, nel gennaio del 2013, con la volontà di, anche nel campo, come in campo italiano, anche nel campo internazionale, non mancano le sigle. Perché si è creata un'altra sigla? Si è creata un'altra sigla per cercare di creare un contesto diverso. Diverso da quello che è in circolazione. Per quanto riguarda FIC, citavo prima, stavo citando appunto la diversità di FIC, migliore di nessuno, ma profondamente diversa di tutto il panorama italiano, perché al centro, realmente al centro del movimento FIC, c'è l'interesse collettivo, l'interesse verso tutte le società affiliate, verso tutti i tesserati. Nelle scelte che quotidianamente, facili o difficili, vengono prese. Questo stesso principio, questa stessa spinta ha portato alla creazione di IQ nel gennaio del 2013, dove si è voluto creare una sigla internazionale, un contesto internazionale che fosse rivolto a chi lo pratica il karate, alle realtà, alle entità nazionali che praticano il karate, e che fosse quindi esterno, avulso dalle situazioni di interesse personale, che si traduce spesso in elementi di potere o economici. No, IQ è nata con la stessa volontà di FIC di essere una realtà democratica, anche se sappiamo poi, Spartaco, che qualcuno non sempre poi ha ben intuito questo compreso questo concetto Democrazia. di democrazia, Sappiamo qualche e cosa. perché a volte è più facile parlare di democrazia che fare la democrazia, ma è come è più facile parlare di merito che a essere attenti al merito, creare un contesto meritocratico.
Ecco, lo stiamo facendo in FIC, lo abbiamo fatto dalla sua fondazione e lo stiamo continuando da quando è venuto a mancare il nostro presidente Daniele Lazzarini. Stiamo continuando con ancora più forza, con ancora più impegno di fronte a tutte le difficoltà. Vedi questo anno funesto, Disastro. anno bisestile. Ma la stessa cosa lo stiamo facendo in IQ. È stata fondata IQ con questo spirito di creare un movimento internazionale dove al centro dell'interesse organizzativo di questa sigla internazionale ci sono i membri, ci sono le nazioni membre. In IQ è ammesso un solo membro per nazione e la considerazione dei membri è totale, sia da un punto di vista di gestione democratica che di gestione meritocratica. Infatti, sulla base di questo, in pochi anni, se, come dicevo, stiamo parlando del 2013, con poi gennaio 2013, con la prima iniziativa IQ è stata a Porto Rose nel giugno del 2013 in Slovenia e abbiamo poi realizzato annualmente campionati continentali e mondiali, ma con lo scopo di coltivare lo sviluppo di questa realtà internazionale e delle nazioni che vi sono membre, non allo scopo di perseguire interessi personali di potere o economici. Quindi uno spirito, ma non a parole, perché a parole purtroppo i discorsi che vengono fatti sono sempre molto belli, ma nei fatti, nella concretezza dei fatti, delle azioni messe in campo, abbiamo lavorato prima Daniele Lazzarini, poi con anche la sua, poi la sua improvvisa assenza, gli altri, la sua improvvisa scomparsa, il board che è subentrato, che è stato eletto nel 2017, quindi dopo una periodo di vacante. Nel 2017 si è ripristinato con elezione democratica il board IQ con un nuovo presidente Willemin brasiliano, due vicepresidenti, il sottoscritto e il russo Sergei, e altri due componenti, consiglieri, Mihai Cioloiano dalla Romania e Pierre Barat dall'India. Ho assunto poi l'incarico anche dal board di segretario generale dell'IQ e stiamo lavorando in questi da quel 2017, da quell'elezione al campionato del mondo in Irlanda, ottobre 2017, stiamo lavorando sulle basi da cui è nata IQ e devo dire con ottimi risultati in termini di incremento. Ci sono contatti in corso. Recentemente, in mesi scorsi, abbiamo visto l'entrata come membri della Germania, della Turchia, di Cipro, della Spagna, della Grecia, quindi anche in un periodo particolarmente difficile come questo, l'attività della IQ a livello internazionale è proseguita. Ovviamente, come citavi tu prima, abbiamo proseguito nei mesi scorsi ad organizzare quanto avevamo fissato nell'assemblea
dello scorso ottobre al campionato del mondo in Brasile. Quindi la programmazione nel 2000 vedeva lo svolgimento di quattro campionati continentali: Asia, Europa, America e Africa, nell'ordine anche temporale previsto tra settembre e dicembre prossimo. Ci siamo trovati nei mesi scorsi a proseguire con l'organizzazione di queste manifestazioni, però di fronte al quadro internazionale della pandemia, alle problematiche sempre più sviluppate in tutto il mondo, ai numeri, alle complessità. Su tutto su tutti i continenti, e abbiamo preso una difficilissima decisione dopo giorni e giorni di discussione in Consiglio federale, pesando ogni aspetto e valutando approfonditamente ogni aspetto. Abbiamo preso la decisione all'inizio di giugno di rimandare tutti i campionati continentali previsti in programma nel 2020, di rimandarli al 2021. Quindi il campionato europeo, che sarebbe stato in programma Ottobre. in piena organizzazione a fine ottobre del 2020 a Oradea in Romania, è stato rimandato ad ottobre del 2021. Così anche gli altri campionati, il campionato asiatico che era in programma in Nepal, il campionato americano che era in programma in Argentina e il campionato africano che era in programma in Senegal. Questo ha comportato anche la decisione di rimandare di un ulteriore anno quanto era in programma nel 2021, cioè nel 2021 era in programma il campionato del mondo IQ. Tra l'altro in Italia, ospitato organizzato dalla FIC, sarà rimandato di un anno, quindi al 2022. Presidente, il tempo purtroppo non è galantuomo certe volte. Purtroppo Ci stavamo sì, divertendo. sei molto preciso, prolisso ma preciso, come si potrebbe dire. Prima di Come ti ho congedarmi. detto, le cose da raccontare Sì. sono tante. Poi quando ci si crede profondamente, si realizza molto per una grande collettività, c'è anche spesso la Ma voglia è per questo di. che abbiamo voluto mettere in ballottaggio, oltre al giornale con i suoi 44 anni e 5 mesi di vita, una televisione. Abbiamo utilizzato questo periodo, diciamo così, dove quasi tutti erano in casa, parricati e arrabbiati, per fare il rodaggio. Quindi il rodaggio finirà con questo mese, come ho già detto, noi ci risentiamo con il 1° settembre presso la Well TV di Brescia, canale 300. Ecco, qui con i numeri mi fanno arrabbiare. 231, ha scritto anche malissimo, così mi metti in handicap. Fanno i giochini, qua fanno i giochini, come in tutte le redazioni. Ecco, eh sì, esattamente. Una cosa importante. Noi non chiudiamo mai, Samuele non chiude mai, fa anche rima. È un principio che abbiamo adottato in anni luce passata. C'è una cosa che vorrei, prima di concludere, dire a tutti i nostri lettori, appassionati, a te Presidente che sei stato disponibile a questo nostro colloquio. La politica è l'arte del possibile, questo è vero. Però, come in tutte le cose della vita, ci vuole anche un minimo di saggezza. Ho paura che la saggezza ormai sia passata a tutti. C'è un vecchio detto: un uomo saggio impara da una domanda sciocca, più di quanto uno sciocco possa imparare da una risposta sciocca.
saggia. Mi piacerebbe che il nostro Presidente del Consiglio facesse parte di questa saggezza e che soprattutto, come dicevi prima, la democrazia non ci permette di votare. La democrazia non ci permette di eleggere il Presidente della Repubblica, la democrazia non ci permette di eleggere neppure i magistrati. È una democrazia tutta strana la nostra. Esattamente, quindi non possiamo quindi sperare che lo sport vada a gonfie vele, anzi sarebbe un miracolo, ma San Gennaro non abita qui e quindi dobbiamo prenderne visione. A nome di Samurai io ti ringrazio moltissimo, a risentirci Ringrazio presto io te, caro Spartaco, e tutti e voi. soprattutto buon Samurai a tutti. Se non ci sentiamo prossimamente su questo schermo, non abbiamo dimenticato un particolare importante, il rapporto Ezia-FIC, ma ne parleremo la prossima volta con il professor Giovanni Gordiani, perché quando parli di formazione, l'Ezia sta giocando un ruolo importante anche in campo FIC. Grazie ancora a tutti, buona serata e Grazie a voi e spero di essere di nuovo presto abbiamo un assieme. palinsesto per 50 settimane dal primo di settembre. Quindi nei 50 numeri che ci giochiamo, non è una tombola, quindi ci sarai senz'altro e sarà un grande piacere. Auguri e complimenti soprattutto perché lo spirito di Daniele Lazzarini, con il quale ho condiviso anni di battaglie assieme, io me lo ricordo 1980, settembre del 1980, quando alla cintura marrone mi telefonò e mi disse: "So che il maestro Gasara è a Milano, vorrei organizzare uno stage col maestro Gasara qui a Venezia." Benissimo. Allora misi il maestro Gasara sul treno, perché allora non c'erano le strutture di oggi, e alla sera il maestro Gasara mi telefona, chiaramente avrà utilizzato un sacchettino di gettoni, e mi dice: "Bertoletti San, ci sono solamente 8 iscritti." Io arrabbiatissimo, cerco Daniele Lazzarini, finalmente riesco a parlargli, dico: "Ma Daniele, ma erano 8, qual è il problema?" Non ho detto, il problema quale può essere? Ho detto: "Ma non so, ho solo 8." Sì, noi vogliamo imparare, non vogliamo elargire la Beh. conoscenza. E questo mi ha catturato, cioè una persona che motiva ogni singolo passo per raggiungere gli obiettivi chiari e precisi. Grazie ancora e Sì. buon samurai a tutti! E Onorare la sua memoria ogni sì. giorno e stiamo cercando di impegnarci in questo. Bene, grazie ancora e arrivederci.